Linee guida per l'adattamento del testo per gli alunni dislessici. Elaborazione degli adattamenti del libro Tommaso e Languria. Progetto europeo Lecturio Plus. A cura del gruppo di ricerca del Centro sulle nuove tecnologie per la disabilità e l'inclusione dell'Università del Salento. Stefania Pinnelli, Andrea Fiorucci, Marina De Nunzio, Clarissa Sorrentino. Cos'è la dislessia? La dislessia è un disturbo specifico dell'apprendimento che si manifesta attraverso una minore correttezza e minore rapidità della lettura ad alta voce rispetto a quanto atteso per età anagrafica. La dislessia ha ricadute importanti sull'autostima della persona a causa dell'incapacità di automatizzare il processo di lettura. Il senso di inadeguatezza che ne consegue può essere fonte di ansia, demotivazione all'apprendimento, mancanza di fiducia in se stesso e persino depressione. La scuola è tenuta a definire un piano didattico personalizzato degli apprendimenti, utilizzando misure dispensative e strumenti compensativi per supportare l'alunno. Tra le misure dispensative è importante ricordare di evitare di chiedere una lettura ad alta voce, a meno che non sia lo studente a farne richiesta. Evitare un'eccessiva memorizzazione dei termini, in particolare quelli astratti. Evitare il dettato rapido. Aumentare il tempo per l'espletamento delle verifiche. Ottimizzare le prove di valutazione con meno esercizi. Leggere è un diritto di tutti. Per tale ragione, molte case editrici utilizzano caratteri e stili ad alta leggibilità. Non testi semplificati, ma testi per tutti, con caratteristiche che favoriscono la leggibilità e li rendano accessibili per tutti. Per rendere un testo ad alta leggibilità, occorre lavorare su quattro aree di adattamento: grafica, lessicale, sintattica, organizzazione delle informazioni. Vediamo adesso l'adattamento grafico. È opportuno evitare dei materiali che siano scritti a mano, preferire lo stampato maiuscolo a quello minuscolo, utilizzare un font senza grazie tipo Arial o il Verdana, o meglio ancora font appositamente sviluppati per lettori dislessici, con un formato che non sia inferiore a 14 punti, con un maggiore spazio tra lettere e parole e un'interlinea di 1,5. È opportuno utilizzare l'allineamento a sinistra, evitare l'uso di immagini non funzionali alla comprensione del testo, per evitare di affollare inutilmente la pagina. È bene andare spesso a capo, preferire una carta opaca, evidenziare i termini nuovi. Per l'adattamento lessicale è opportuno spiegare i termini nuovi attraverso la creazione di un glossario con parole familiari o immagini. Evitare o esplicitare le espressioni figurate o idiomatiche. Introdurre gradualmente le parole nuove. Per l'adattamento sintattico è opportuno utilizzare delle frasi brevi, seguire l'ordine soggetto, verbo, oggetto. Esplicitare sempre il soggetto quando è sottinteso. Prediligere le coordinate alle subordinate e usare verbi e modi finiti con prevalenza del modo indicativo. Per l'adattamento e organizzazione delle informazioni, è bene dividere in sequenze e inserire sottotitoli per orientare il lettore. Segnalare i cambi di argomento con un uso sistematico di punto e a capo. Nel progetto Lecturio Plus, il gruppo di lavoro del Centro sulle nuove tecnologie per la disabilità e l'inclusione dell'Università del Salento ha curato l'adattamento del libro inclusivo per bambini Tommaso e Languria della casa editrice Curumuni. Per valorizzare la ricchezza culturale e linguistica dell'Europa, il libro sarà tradotto in 12 lingue e sarà sperimentato nelle scuole sotto forma di Kamishibai,
uno strumento per l'animazione alla lettura, un teatro di immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Il processo di adattamento del testo ha interessato due piani. Il primo, di carattere più generale, ha evidenziato le barriere dell'allievo dislessico nell'apprendimento di una lingua. Ad esempio, eliminare doppia lingua, usare lo stampato maiuscolo, usare font ad alta leggibilità, senza grazie aumentare interlinea tra i periodi, aumentare spaziatura tra le lettere, evitare di giustificare allineando il testo a sinistra, andare spesso a capo, magari dopo ogni punto di sospensione, capoversi, usare il grassetto per evidenziare le parole chiave e i concetti più importanti, numerare le pagine o le tavole. Il secondo piano, invece, ha agito sulle quattro aree di adattamento già richiamate. Area grafica, rendere il collegamento tra testo e immagini esplicito. In questo caso, contestualizzare gli spazi presenti nel libro, ad esempio la cucina con arredi tipici. Aggiungere il sole fuori dalla finestra per indicare che è giorno. Rendere il terreno del contadino marrone invece che bianco. Area lessicale. Usare parole concrete che richiamino l'esperienza. Utilizzare un lessico e una sintassi adeguati all'età degli alunni. Usare glossari visivi. Area sintattica. Usare frasi brevi, non sillabare. Area organizzazione delle informazioni. Evitare l'affollamento visivo-cognitivo. Disambiguare le figure proposte. Ad esempio, dei pallini bianchi in un campo di colore rosso difficilmente potranno essere identificati come delle angurie. Usare coerentemente i colori, il cielo azzurro invece che giallo o verde, e le immagini. Verificare le proporzioni o l'eccessiva astrattezza. Il restyling è stato guidato dall'idea principale di realizzare un prodotto editoriale realmente inclusivo e usabile da tutti. Con e senza difficoltà o disturbi di apprendimento, in una prospettiva di Design for All.